considerizzano oggi né il sogno né il miracolo. Lasciamo la parola. No, eravamo appesi a un filo molto sottile e in più ci abbiamo messo del nostro, probabilmente non avevamo le convinzioni giuste, poi neanche da Milazzo insomma sono arrivate le notizie sperate, ma ripeto che la prima cosa che abbiamo sbagliato è quella di sbagliare partita qui a Latina, quindi non, però ripeto, non c'è da rammaricarsi oggi, quindi non, siamo delusi, ma non era da oggi che aspettavamo le cose positive. Probabilmente era domenica scorsa che ci aspettava qualcosa di più. Ma per le ultime partite penso che quella che più ha fatto danno è stata la settimana tra Pomezia e Milazzo. E poi domenica abbiamo fatto 2-2 con una buona squadra, anche se vincevamo 2-0, però penso che la settimana che ha deciso il nostro campionato è stata quella di Milazzo e di Pomezia. Qual è il rammarico più grande? La settimana di Pomezia e di Milazzo. Abbiamo perso in casa col Pomezia in malo modo, la settimana dopo sono stati tolti i punti, poi siamo andati a Milazzo, abbiamo perso all'ultimo minuto per un infortunio e lì secondo me abbiamo compromesso la stagione che rimane per quanto mi riguarda una stagione ottima. E dove l'Aversa è arrivata alla soglia dei playoff, una squadra che all'inizio non era costruita per fare questo, probabilmente con più convinzione, più personalità ce l'avremmo potuta fare, però io alla mia squadra mi sento di fargli un grosso elogio perché ha disputato un campionato d'avanguardia. In questo momento lei sta parlando con migliaia di tifosi aversani, cosa gli vuole dire? La delusione è tanta come lo è mia, dei ragazzi, dei presidenti, di tutti, però la società adesso al terzo anno di Serie C ha migliorato di molto quello che è stato il risultato negli anni precedenti. E l'allenatore è riuscito a finire l'anno senza che sia stato esonerato, quindi l'anno prossimo per progettare la nuova stagione hanno una squadra, soprattutto un blocco che possono partire da lì e organizzarsi per magari fare un campionato d'avanguardia anche l'anno prossimo. Lei sarà l'allenatore dell'Aversa, è strano sentire parlare di anno parlando di altri. Per adesso è anno, io ho finito questo e non parlo per quello che riguarda l'anno in corso, per l'anno prossimo. I giocatori sono certi, la società è certa, quindi parlo di loro. Ma non... Un elemento che alla resa dei conti è stato un fattore determinante forse per il sesto posto dell'Aversa Normanna è stato sicuramente l'infortunio di Sergio Ercolano. Anche un po' di sfortuna si è messa nei momenti topici del campionato. Sicuramente, è uno dei quei giocatori che lui e Variale quando sono arrivati hanno fatto crescere la squadra come consapevolezza, ma ripeto, adesso il rammarico... Ce ne stanno tanti perché siamo arrivati per poco, non ci siamo arrivati, però neanche possiamo definirlo un campionato sufficiente o mediocre. Secondo me la squadra ha fatto un ottimo campionato, con un po' di convinzione in più, con qualche sbaglio in meno, anche da parte mia, sicuramente si poteva arrivare ai playoff. Non ci siamo arrivati, però ripeto, la società ha una squadra, ha un blocco di giocatori che può organizzare la un'altra stagione d'avanguardia, perché secondo me ci sono le basi per far bene. Grazie.